Ciao amici di Music Off, benvenuti in questo nuovo video. Sono Michele da Tomassone Roma in compagnia di Alberto Lombardi. Ciao, buongiorno a tutti. Grazie come sempre di essere con noi. Un piacere. Oggi con una bellissima Atkin Dust Bowl Parlor, uno strumento molto particolare. Molto bella. Particolare, bellissimo. È uno strumento interamente in mogano. Fondo e fascia in mogano chiaramente solido, top in mogano solido, manico in mogano, tastiera e ponte in palissandro. È chiaramente, anche esteticamente, si percepisce uno strumento ispirato veramente ai primi tentativi di chitarre acustiche, sì. I primi del Novecento di Martin, quindi con un attacco al dodicesimo, la paletta slotted, insomma è uno strumento che richiama veramente i primi anni del Novecento, in qualche modo l'inizio della tradizione popolare della musica americana mm-hmm. in quegli anni lì. E vi ricordo che parliamo di una brand boutique essenzialmente inglese. È un brand boutique di cui vorrei adesso spendere un attimo due parole circa la costruzione, cioè parliamo di chitarre che sono tutte chiaramente ispirate a modelli storici del il periodo anteguerra di Martin e Gibson soprattutto. È un marchio che ha sempre fatto molta attenzione alla scelta dei legni, molta attenzione nelle tecniche costruttive, rimanendo appunto nella tradizione delle tecniche costruttive liuteristiche degli strumenti acustici, ma ha sempre avuto un occhio di riguardo per quella che è la tecnologia moderna, il risultato finale dello strumento. Ad esempio, le verniciature sono chiaramente tutte alla nitro, come si faceva una volta, però per esempio la profilazione dei tasti, che viene ancora ad oggi fatta completamente a mano, ma l'intaglio dei tasti sulla tastiera lo fa una macchina che deve essere super precisa, quindi diciamo che c'è sempre una compensazione tra quella che è la tecnica della tradizione liuteristica e quelli che poi sono gli agi moderni della tecnologia moderna, solo esclusivamente rivolta all'obiettivo, al risultato finale, quindi non al risparmio. Parliamo chiaramente di strumenti acustici di alta fascia. Sì. Alberto, si percepisce anche in uno strumento così particolare dove i confronti, i paragoni con altre cose, diciamo, sono complicati, certo. Però questa è una chitarra molto 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 piccola. Molto piccola e decisamente unica un po' nel suo genere, però la qualità, la percezione dello strumento di grande qualità c'è comunque, cioè è istantanea. Sia nella suonabilità che nella risposta. Sì, sì, sono sempre strumenti vivi, rispondono subito. Assolutamente. Io. Anzi, facciamo due accordini. Vai. Per siccome è molto piccola, mi viene da fare queste cose, diciamo, di accompagnamento simile reggae. Fare qualche notina singola, diciamo singola nel senso di arpeggio, io credo che sia incredibile quanto questo strumento, che è chiaramente uno strumento molto piccolo e per cui rispetto a una dread paragonata a uno strumento più grande, a una cassa più grande, ha chiaramente una minor profondità di bassi, perché chiaramente certo. Non può avere quei bassi lì, ma è incredibile quanta voce abbia. Cioè è proprio, sì. ha una risposta immediata anche nella proiezione del suono, che è veramente incredibile, suona tantissimo. Per essere così qui. Piccola sembra quasi aliena, no? Perché poi le basse sono leggermente meno gonfie, sì. Cioè hanno meno frequenze basse, ma non hanno meno volume. Sì, sì, no, ci sono, le basse ci sono. Nemmeno dinamica. Cioè sì, è uno di quegli strumenti che quando si imbraccia ci si aspetta di suonare una scatolettina, esatto, diciamo così, poi in realtà ha una voce assolutamente complessa e molto elaborata e con uno spettro di frequenze in realtà molto più ampio di quello che ci si aspetta. Sì, anche una varietà timbrica inaspettata, perché se per esempio la suoni... C'ha tantissimi colori, pur essendo uno strumento piccolissimo. Molto intima. Molto intima. Io a tal proposito vi ricordo a tutti voi di scrivere nei commenti
3-4 aggettivi con cui definireste lo strumento sentendolo attraverso questo video. E vi ricordo anche di venire in negozio quando volete, o a Roma o a Bologna, per provare questi strumenti qui con mano, perché è bello anche il fatto che tutti noi abbiamo la possibilità di vedere questi video, di interagire tra di noi, di scambiare pareri e poi in qualche modo di avere una risposta, come posso dire, reale dal vivo di quello che si è sentito attraverso il video. È una cosa che ci piacerebbe molto condividere con voi. Alberto, abbiamo fatto il giochino degli aggettivi, perché sì, noi facciamo sempre. Facciamolo il giochino degli aggettivi. Che aggettivo utilizzeresti per questo strumento? Timbricamente è difficile, perché come al solito io mi sono sbilanciato con intima, che chiaramente non è un aggettivo timbrico, però in qualche anche perché tu sei più esperto di me nell'elaborazione delle frequenze. Okay. Però in qualche modo, se hai un modo per descrivere questa cosa qui a livello di frequenze, cioè in qualche modo ha un cantino molto arrotondato, nonostante è presente, è brillante, sì, non è che non ci siano le alte, però ha questa rotondità del cantino quando si suona, che a me insomma piace moltissimo. Che poi mi viene anche da notare che è una chitarra che, pur essendo piccolina, non è boxy, esatto, cosa che in genere succede negli strumenti piccoli, tendono ad essere inscatolati. Questa invece è apertissima. Sì, è molto bella. Come tutte le Atkin, poi suona ovunque, su tutta bellissimo la tastiera. Sustain. Sì, quindi io la definirei compatta, cioè ha un timbro molto compatto, molto solido. Uh-huh. Chiaramente non è profondissima, quindi solido è un modo per dire che è penetrante, cioè uno strumento che occupa esattamente le frequenze che in genere occupano le chitarre nei mix. Esatto, infatti stavo per dire che tante volte questi strumenti, no, poi che possono risultare più scarichi di altri, però per tante persone che fanno un lavoro di mix, di registrazione di pezzi, hanno bisogno di alcune frequenze. Potrebbe essere uno strumento un asset, del genere, certo, potrebbe essere in realtà molto funzionale. Senza molto considerare funzionale la varietà, cioè il fatto che uno strumento del genere ti permette magari di fare le cose che fai di solito con un sapore diverso. Certo. E per certo me, per esempio, è importante, facendo spesso un pochino sempre magari gli stessi arrangiamenti dal vivo, il fatto di variare timbro è una cosa che ha una sua importanza. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Va bene, facciamo Alberto, facciamo un carosellino finale. Sentiamo qualcosa. Guarda, mi viene da suonare questa cosa qui. Grazie Alberto, grazie come sempre. Grazie a tutti voi di averci seguito. Io vi saluto e ringrazio come sempre Alberto. Mi raccomando, scrivete nei commenti, fateci sapere cosa ne pensate dello strumento utilizzando 3-4 aggettivi, e quando vorrete saremo sempre disponibili nei nostri punti vendita sia di Roma che di Bologna per la prova di questi strumenti meravigliosi. Un caro saluto, alla prossima. Ciao.